Avete mai pensato a come sono cambiati negli anni le diverse tipologie di rifiuto? Oggi ci troviamo all'IPLA, l'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente della Regione Piemonte. Siamo qui perché nel 2022 è stata realizzata un'importante campagna di analisi merceologiche promossa dalla città metropolitana di Torino, che aveva la finalità di valutare la consistenza delle diverse frazioni di rifiuto non correttamente finite nel flusso dell'indifferenziato e quindi di fatto sottratte al circuito del riciclo. Nel 2023 l'IPLA ha realizzato tutte le diverse analisi per questa campagna. Siamo qui con il direttore di IPLA, il dottor Luca Rossi. Direttore, innanzitutto le chiedo che cosa sono le analisi merceologiche e quali sono le finalità con cui questo tipo di analisi viene realizzato. Dunque, le analisi merceologiche sono un'attività che serve a comprendere cosa c'è dentro il rifiuto indifferenziato, per capire, per dividere, è un'attività manuale, di cernita manuale, dove si divide il rifiuto, nel caso del rifiuto indifferenziato, in 40 frazioni differenti. Può essere fatta sia sul rifiuto indifferenziato, ma anche serve per determinare la qualità dei conferimenti delle raccolte differenziate, nel senso che i consorzi di filiera CONAI, Coreve per il vetro, Corepro per la plastica, Commieco per la carta, tanto per intenderci, danno dei contributi ai vari consorzi di area vasta per il materiale che raccolgono indifferenziatamente. Se questa però raccolta differenziata non è effettuata correttamente, questi contributi possono essere anche non dati. Un'ultima, diciamo, volendo sintetizzare all'estremo, funzione delle analisi merceologiche l'analisi merceologica si configura come l'attività propedeutica per la determinazione del potere calorifico del rifiuto. Il potere calorifico del rifiuto serve a determinare quanto calore genera, quanta energia è contenuta nel rifiuto stesso. Questo serve, ad esempio, nella progettazione degli impianti di termovalorizzazione. E un'analisi merceologica ben fatta permette il successivo lavoro abbastanza complicato per la determinazione del potere calorifico. Questo comporta che tutte le singole frazioni vengano campionate, vengano seccate in laboratorio, vengano macinate e poi si costruisce un unico campione che si mette nella bomba, in uno strumento che si chiama bomba di Mahler, dove in pastiglie di un grammo si determina questo potere calorifico. L'abilità del mestiere, del lavoro, è concentrare, come dico io sempre, il contenuto di un camion di rifiuti in pastiglie di un grammo. Quali sono quindi i risultati più significativi che sono emersi da questa campagna che avete realizzato? Le analisi sono state simili in tutti gli ambiti territoriali. Le frazioni merceologiche che hanno avuto la maggiore variabilità tra i diversi ambiti territoriali sono state la frazione organica e il vetro, dove abbiamo avuto dei valori dove certi consorzi avevano la metà di organico rispetto ad altri nel rifiuto indifferenziato, e lo stesso dicasi per il vetro. Frazione organica, mediamente 20-25% di tutto il rifiuto, è un dato ancora elevato se vogliamo. La frazione plastica e la frazione carta hanno lo stesso valore, sul 20%. Teniamo conto che in passato, 20 anni fa, la frazione plastica nel rifiuto indifferenziato era la metà della carta. Col passare del tempo, l'utilizzo maggiore degli imballaggi, il partire delle raccolte differenziate, soprattutto poi con porta a porta che hanno ottimizzato questo tipo di prestazione, ha fatto sì che la frazione plastica si avvicinasse all'interno del rifiuto indifferenziato alla frazione carta. All'interno della frazione carta e plastica però la quota di imballaggi non è uguale. Abbiamo all'interno della frazione plastica più imballaggi rispetto alla frazione carta, e questo perché? Abbiamo all'incirca di questo 20% un 13% sono gli imballaggi della plastica, e all'interno di questo 20% circa un 8,5% sono imballaggi. E in più una frazione che è sempre sottovalutata, che non consideriamo molto come rifiuto, che è l'altra carta non imballo, cioè la carta scottex di cucina. Noi la usiamo tutti i giorni, ne usiamo quantità, teniamo conto che questa carta, tutta questa tipologia di carta all'interno del rifiuto complessivo pesa per il 10%. Pesa quanto i pannolini. I pannolini pesano il 10%. Tenete conto di una cosa, che pensate al volume dei pannolini, che sono molto pesanti, pensate al volume di questa carta, quanto volume occupa all'interno del rifiuto questa tipologia di materiale.
Un'altra frazione all'interno della carta che sta aumentando molto sono i poliaccoppiati, come li chiama Commieco, i compositi a prevalenza cartacea. Perché? Perché stanno sostituendo gli imballaggi in plastica. Gli imballaggi in plastica sono un po' messi alla berlina, sono un po' messi al bando e in sostituzione vengono utilizzati degli imballaggi in carta che però per avere delle caratteristiche di impermeabilità devono essere dei poliaccoppiati. Possiamo far entrare nelle novità che da un bel po' di anni ci sono nel rifiuto e sono le capsule per il caffè. Le capsule per il caffè pesano per il 2,5%, questo è un dato costante in tutti gli ambiti territoriali che abbiamo analizzato, per il 2,5% del rifiuto complessivo. Se noi guardiamo quant'è la produzione di rifiuto prodotto e facciamo il 2,5% di questa quantità, ci stupiremo del quantitativo che viene fuori.